Ehi, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Un'altra grande protagonista di ECMA 2018 è stata svelata, una moto che sapevamo sicuramente sarebbe arrivata durante questa fiera. E sto parlando quindi della nuovissima BMW S1000RR Model Year 2019. Le foto spia che vi avevo mostrato nei miei video qualche settimana fa si sono rivelate veritiere perché la moto è esattamente la stessa che è stata immortalata in giro per la Spagna una settimana fa circa. Quindi le fonti erano attendibili, la moto è molto bella, parlando di design, apprezzo tantissimo il fatto che abbiano messo finalmente dei fari simmetrici. Guardate dalle foto, sono finalmente simmetrici e non più asimmetrici come sulla vecchia versione dell'S1000RR. Oltretutto mi piacciono veramente tantissimo, quindi ragazzi, l'anteriore di questa BMW è veramente molto bello, molto particolare, non è una scopezzatura, un po' come ha fatto invece Kawasaki andando a fare la Ninja 636, che sapete, non mi piace particolarmente. Tornando alla BMW, ripeto, molto bella il design, parliamo quindi di 4 cilindri, 998 di cilindrata, quindi non è un 1100, ma questo è un 1000. Potenza 207 cavalli, quindi anche la potenza è confermata. E non è niente male, ovviamente è più potente della R1 attuale, del GSX-R1000 attuale, è meno potente rispetto alla Panigale V4R, ma ovviamente ragazzi avrà anche un prezzo differente rispetto alla Panigale V4R. Parlando di prezzo, non è ancora stato svelato dalla BMW, secondo me andrà ad allinearsi un po' a quelle che sono le sportive attuali, quindi partiremo dai 18-20 mila euro per salire, arrivare magari fino a 30 mila. Rispetto ai tre pacchetti disponibili per questa BMW, che può essere in configurazione standard, configurazione race e configurazione M. Cambia, oltre alla dotazione elettronica, cambia il peso su queste tre configurazioni. Abbiamo un peso in ordine di marcia di 196 kg per la configurazione standard, scendono a 195 in configurazione race e arrivano a 193 in configurazione quindi un peso in ordine di marcia assolutamente niente male. Questa ovviamente è una moto nata per la pista, lo si capisce bene anche dall'elettronica che è completa al pari della RSV1100 Factory della V4R, perché parliamo di traction control, parliamo di quattro mappe motore, poi abbiamo il launch control, abbiamo il pit limiter e poi abbiamo il cronometro integrato. Ovviamente per prendere il tempo sul giro e come optional possiamo inserire il cruise control. Oltre a questo, molto bella, vedete dalle foto la strumentazione della moto. Questo bel display è molto grosso perché è un 6,5 pollici TFT, quindi ragazzi devo dire che hanno lavorato secondo me molto molto bene in BMW, perché la moto è molto bella e sicuramente una delle protagoniste di quest'anno appunto all'ECMA 2018. Sarà disponibile appunto dal prossimo anno, saranno due colorazioni differenti, questa blu, la blu standard, blu bianca, molto bella, che io preferisco, e la versione invece rossa. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la BMW, ovviamente è stata mostrata appunto dal vivo durante il primo giorno di ECMA 2018, ovviamente non vedo l'ora di andare a vederla. E vi lascio anche un mio pensiero. Credo che quest'anno tutte le altre case, quindi le italiane, tedesche, abbiano lavorato molto molto meglio rispetto alle case giapponesi, perché le giapponesi hanno presentato praticamente delle moto che non sono niente di che a partire dalla Suzuki. Per quanto riguarda la Suzuki, la versione nera della Katana alla fine era veramente una versione nera della Katana, non era una nuova versione, quindi magari un 7,5 come io speravo, ma in realtà era semplicemente una variante nera della Katana 1000, quindi una delusione in parte per la Suzuki che non ha portato niente, Kawasaki anche non ha portato nulla di che, quindi Honda anche. La CBR 1000 a proposito non è stata presentata, almeno ieri non è arrivata, magari verrà annunciata mercoledì, oggi, giovedì, speriamo, ma anche lì poco o nulla. Quindi ragazzi, un gran lavoro per questo ECMA al momento per quanto riguarda le case italiane e per quanto riguarda appunto la BMW con questa bellissima S1000RR. Il video è finito, fatemi sapere magari cosa ne pensate di questa moto, se vi piace o non vi piace.
Ovviamente, ragazzi, questa è una moto da pista, non è una moto per usarla in strada, quindi chi si chiederà cosa se ne fa uno di 207 cavalli? La risposta è per andare in pista. Un'altra particolarità che mi sono dimenticato, non ha le alette questa sportiva, quindi rispetto alle italiane, la Aprilia RSV 4100 Factory e la V4R della Ducati, che hanno le alette, questa BMW non ce le ha. Una scelta ovviamente, non so se è di design o probabilmente BMW reputa che non sono così utili poi da usare neanche in pista. Quindi ragazzi, appunto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video, lasciate il solito mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA del biker ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!